Cari amici, buongiorno. Buongiorno innanzitutto a tutti i partecipanti al 53° congresso ANFI e al suo presidente, il dottor Alessandro Rigamonti. Sono veramente dispiaciuto di non poter essere con voi, ma improvvisamente c'è stato un impegno al quale non potevo mancare e quindi mi priva anche del piacere di essere con voi, del piacere di partecipare a questa tavola rotonda dell'evoluzione del mondo farmaceutico. Quali strategie con la moderazione di Gian Pietro Leoni. Avrei voluto fare così, un rapido ma significativo excursus di quello che è stata un po' la storia della medicina e della farmaceutica e come le cose sono evolute. In questo breve saluto che volevo vi arrivasse comunque, vi sono alcuni aspetti che volevo rimarcare. Il primo è quello dell'evoluzione del concetto di malattia e del concetto di terapia nei secoli. Il ruolo del farmaco passa da quello che è una cura di uno stato di, veniva chiamata, di turbamento di una condizione di natura di per sé buona e completa, a una forma di prevenzione della malattia insieme ai corretti stili di vita. Cioè, in una parola, il cammino di del concetto di malattia passa proprio attraverso la difesa, dalla difesa, quindi io mi difendo con il farmaco, a un concetto invece proprio di prevenzione. E questo è un primo concetto importante che tra l'altro ha proprio a che fare anche con il risvolto economico a lungo andare di quella che può essere l'economia sanitaria in un paese che ha sicuramente bisogno di investire molto di più in prevenzione. Noi investiamo soltanto l'1,2% della spesa sanitaria in prevenzione, il paese che investe di più al mondo investe il 3,4% del PIL. Anzi, scusate, della spesa sanitaria, bene, credo davvero che sia necessario finalmente arrivare a una decisione, almeno di raddoppiare per arrivare alla media dell'Unione Europea che è il 2,4%. Beh, la diffusione, degli stati patologici che sono legati strettamente, agli, stili di vita, e alle aspettative che l'individuo ha naturalmente rispetto alla relazione con la società, passa sicuramente attraverso un punto chiave, che è quello che è l'incontro tra il medico e il prescrittore e sicuramente la filosofia che si vuole dare alla prescrizione e soprattutto al concetto di cura della malattia. Beh, c'è un punto fondamentale. In questi anni noi sappiamo che abbiamo una classificazione completamente diversa delle malattie, ed è la classificazione molecolare, la quale ci permette non soltanto di conoscere nei minimi dettagli quelli che sono i processi che portano poi alla patologia ed eventualmente magari a tutte quelle patologie croniche, che sono quelle che in realtà ci fanno vivere quasi 10 anni della nostra vita in media proprio in malattia, ma proprio questa conoscenza ci permette effettivamente di avere una grande rivoluzione nel campo della farmaceutica, quindi nel campo dei farmaci. Allora, il primo concetto fondamentale è quello che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale, e non è la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità, così come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ed è anche, io aggiungerei, la capacità di condurre una vita che sia socialmente ed economicamente produttiva. Bene, oggi noi abbiamo uno sviluppo di una medicina che possiamo definire una medicina personalizzata, la quale sta diventando anche, e qui il punto importante, parte integrante di quel processo di ricerca e sviluppo dei farmaci che permette di prevenire, di diagnosticare naturalmente precocemente, di trattare sempre in modo più efficace le malattie e di contenerne i costi per i trattamenti non efficaci e per gli effetti non desiderati.
Vi sono sicuramente approcci innovativi in questo e l'innovazione rappresenta oggi il punto principale, il punto cardine sul quale fondare tutto proprio il concetto della nuova farmaceutica e al tempo stesso anche della sostenibilità del sistema. L'incidenza delle patologie non costituisce più quello che era il driver che guida la strategia della ricerca. Questo è un punto fondamentale. Le terapie diventano sempre di più terapie personalizzate grazie alla conoscenza, quindi abbiamo detto, dei meccanismi molecolari, quindi nei campi della genetica, nei campi, le conoscenze nei campi della chimica e della biologia. Ora, tutti questi aspetti innovativi ed emergenti è chiaro che permettono dei trattamenti terapeutici per rispondere ai bisogni di salute che sono disattesi e soprattutto curare patologie che fino ad oggi sono state purtroppo neglette, come possono essere per esempio i disordini genetici, le malattie rare e le patologie di quelle che potremmo definire le popolazioni fragili. Un esempio per tutti, la popolazione degli anziani, cioè quella geriatrica, o quella dei bambini, vale a dire la pediatria. Beh, le autorità regolatorie fanno fronte e devono far fronte purtroppo a quello che è un punto principale, cioè i ridotti budget della sanità. L'Italia è un paese che noi sappiamo spende tra quelli che spende meno in sanità. Oggi la percentuale rispetto al PIL è aumentata, ma solo per il fatto che è diminuito il PIL, non tanto per il fatto che la sanità investe di più. C'è stato un aumento dei farmaci salvavita, che sono ad alto costo, e un aumento delle aspettative soprattutto dei pazienti. Oggi il cittadino si aspetta giustamente di vivere sempre meglio, di ammalarsi sempre meno, o se si ammala soprattutto si aspetta di avere il farmaco ideale, non dico miracoloso, ma quello che riesce davvero a guarirlo. I produttori richiedono l'inclusione nelle liste di rimborso di questi nuovi farmaci, e però sta a loro dimostrare effettivamente che i loro farmaci sono davvero in grado di fornire un ulteriore beneficio rispetto a quelli che già sono sul mercato, o un beneficio comunque laddove non esistevano dei farmaci. E allora ecco che interviene il rapporto qualità-prezzo, interviene tutta la discussione così importante sul rimborso. I dati e tutte le evidenze complessive che abbiamo a disposizione al momento in cui il farmaco viene registrato spesso sono insufficienti per stimare il beneficio clinico vero del farmaco e quello che viene chiamato il costo efficace di un farmaco nella pratica clinica, o anche la sua incidenza sul bilancio della vita reale. E questo è l'altro punto fondamentale. E questa incertezza, che in realtà è un'incertezza che è dovuta alla mancanza di informazioni sulla efficacia, può spesso ritardare le decisioni sul rimborso e sull'accesso al paziente. È indubbio che questo è un punto chiave di tutta la questione. È indubbio che abbiamo bisogno di tempi più brevi dal passaggio tra quello che è il farmaco approvato, diciamo, e quello che è l'arrivo sul mercato dello stesso. Certo, l'industria lo vorrebbe molto precocemente, il payer, in questo caso lo Stato, lo vorrebbe magari più tardivamente per essere assolutamente certo dell'efficacia dello stesso e ritardare quindi il pagamento stesso. Sicuramente una via di mezzo ci sta, ma il punto principale è quello che noi, proprio perché abbiamo farmaci sempre più efficaci e sempre più direzionati verso un target, proprio per questo dovremmo cercare di escogitare qualcosa per riuscire ad avere una più precoce immissione del farmaco, che casomai verrà giudicato durante i primi tempi di utilizzo, in modo tale che avrà da un lato un fast track
per il suo utilizzo e dall'altro una valutazione post-marketing che permette poi, o potrebbe permettere poi, una definitiva approvazione. E al fine di consentire l'accesso a nuovi farmaci, sicuramente l'AIFA ha introdotto delle novità ormai da anni che la fa prima nel mondo in questo, vale a dire gli accordi formali tra i payers, va bene, lo Stato in questo caso, e i produttori, con l'obiettivo di condividere quello che è il rischio finanziario che è dovuto all'incertezza attorno all'introduzione di tutte queste nuove tecnologie. Certo, ci muoviamo in un contesto difficile, è un contesto di innanzitutto risorse limitate. Beh, risorse limitate di cui ce ne siamo accorti negli ultimi anni, credo che forse uno dei punti principali e di certezze assolute che dobbiamo avere è almeno quello delle regole e almeno quello degli impegni presi. Io comprendo benissimo il concetto che mette in imbarazzo anche l'agenzia regolatoria di provvedimenti che nel corso d'anno vengono man mano presi di riduzione di quelli che sono i tetti, ad esempio, così che diventa complesso, difficile, qualche volta anche, ahimè, impossibile riuscire per i produttori effettivamente a fare delle previsioni ragionevoli di spesa e di budget soprattutto. Poi abbiamo a che fare anche con un contesto nel quale c'è un invecchiamento della popolazione, 82 anni la media, 85 le donne, 80 gli uomini, una crescente domanda assistenziale da parte della popolazione stessa, soprattutto poi in periodi così difficili come questo, oppure quello che viene chiamato in generale il diritto alla salute e che naturalmente deve vedere lo Stato. Articolo 32 della Costituzione, pronto a rispondere ai bisogni. Beh, il contesto prevede anche una unitarietà del sistema farmaceutico e un accesso e un'appropriatezza delle cure, senza dimenticare naturalmente il concetto di sicurezza. E questo è il contesto quindi in cui noi oggi ci muoviamo. A noi resta molto sicuramente da fare dal punto di vista della gestione di questo stato di incertezza, cioè la necessità vera di conciliare l'incertezza dei costi e soprattutto degli outcomes dei trattamenti con le esigenze di accesso dei pazienti alle cure. E allora se da un lato dobbiamo garantire quello che è un rapido accesso alle tecnologie sanitari che potenzialmente sono efficaci per i nostri pazienti, dall'altro dobbiamo garantire quello che ho definito appunto come miglior rapporto beneficio-costo, al fine importante di circoscriverne quella che è l'incertezza e garantire quindi questo accesso alle cure. È una sfida importante per le attività e per le autorità scusate, regolatorie. L'Europa, gli Stati europei devono far fronte quindi, da un lato l'ho detto, alle risorse limitate, ma dall'altro anche all'aumentato costo della salute, alle terapie ad elevato costo e quindi come possiamo effettivamente affrontare questa incertezza al momento di decidere il prezzo e il rimborso di un medicinale e qual è il cut-off che dobbiamo considerare tra l'utilità terapeutica di un nuovo farmaco e il suo maggior costo e come possiamo prendere decisioni difficili spesso in assenza di quelle che possono essere definite come le informazioni ideali. Indubbiamente vi è la definizione importantissima del valore dell'innovazione e su questa credo che noi ci giocheremo tutto il futuro. L'innovatività deve rappresentare innanzitutto un vantaggio terapeutico, ce l'hanno detto ancora a Lisbona nell'anno 2000 e qui non possiamo che ribadire questo concetto, ma l'innovatività deve assolutamente essere misurabile, cioè noi dobbiamo riuscire a misurare la qualità delle sperimentazioni cliniche, la prima cosa, la robustezza di quelli che sono gli endpoint delle sperimentazioni stesse, quella che è la scelta del trattamento di confronto, se naturalmente ci può essere, quindi il comparator in una parola, e la valutazione della dimensione di quello che è l'effetto terapeutico. Quindi
l'innovatività deve dimostrare un miglioramento sia in termini di, viene definita in inglese, effectiveness o di sicurezza rispetto allo standard di riferimento adottato nel contesto assistenziale del nostro paese. E l'innovatività quindi è valutata attraverso studi farmaco-economici naturalmente e di HTA, al fine di determinare questo rapporto costo-efficacia incrementale rispetto a quello che è lo standard di riferimento. E qui allora avanza importante, prepotente, un concetto, che è il concetto di un HTA nazionale, di un HTA che non può essere di una ASL, ma un HTA che deve essere, naturalmente deve valere per il paese. Quale può essere quindi infine l'agenda di domani? Innanzitutto una corretta valorizzazione dell'innovazione, e su questo l'AFE si sta battendo con un algoritmo adesso che pian piano incomincia a girare, diciamo, è disponibile e che sempre più verrà utilizzato in modo da poter dare valutazioni più oggettive possibili. Nuove regole per i registri di monitoraggio. Questi registri di monitoraggio sono importantissimi e dovranno essere utilizzati proprio allo scopo per il quale sono stati fatti, e quindi con strumenti di raccolta di evidenze da un lato i registri e dall'altro, va bene, tutti quelli che possono essere gli accordi tra le aziende produttrici e il regolatorio stesso, lo Stato. Poi la definizione di quelle che sono le soglie costo salute prodotta e la sostenibilità naturalmente delle terapie. Abbiamo programmi di graduale, e dobbiamo avere programmi di graduale disinvestimento e di continua ottimizzazione naturalmente del valore del farmaco, e l'incentivazione quindi di utilizzo di farmaci equivalenti e biosimilari a vantaggio con il suo risparmio, e questo deve essere molto chiaro, proprio dei farmaci innovativi. Questo è quello che deve rappresentare il domani, l'agenda del domani, la strategia stessa di un'agenzia regolatoria, ma soprattutto la strategia del sistema. E questo quindi deve dire un fine, assolutamente porre fine ai tagli indiscriminati delle risorse, vuol dire più efficiente allocazione di queste risorse, vuol dire quindi una migliore assistenza farmaceutica generale in mezzo e insieme ad una valutazione dei contesti, ci siano le attitudini prescrittive, le caratteristiche della popolazione e così via. È questa una risposta importante e solida quindi ai bisogni di salute, che si basa e si deve basare, sia molto chiaro, finalmente, su una strategia di lungo periodo in grado di garantire accesso e appropriatezza alle cure. Io credo che con questa breve nota di avere perlomeno accennato a quelle che possono essere così le traiettorie future, confermando soprattutto l'impegno dell'agenzia che ho l'onore di presiedere a portare avanti questi programmi, in un momento che è indubbiamente estremamente difficile per il paese ed estremamente difficile anche per il mondo della farmaceutica in generale, ma anche in un momento che presenta delle prospettive veramente fantastiche dal punto di vista della biologia, delle conoscenze, del trasferimento delle conoscenze, dell'appropriatezza quindi e della possibilità infinita che c'è di sempre curare meglio i nostri pazienti e, perché no, di prevenire sempre meglio le malattie. Grazie e buona giornata e buon lavoro.